Ciao a tutti e bentornati qui su Zanna. Oggi ho deciso di fare un video che guardo sempre dalle mie youtuber preferite e mi diverte sempre guardarlo perché mi permette di guardare appunto quali sono i prodotti che davvero usano, insomma, che apprezzano e che addirittura arrivano a finire. E quindi appunto questo è il video dove vi faccio vedere tutti i prodotti che negli ultimi mesi ho finito. Infatti questa è tutta la borsa dei prodotti che ho finito. Penso è un pochino che li tengo da parte per fare questo video. Almeno direi 4-5 mesi. Anche perché ci ho messo un po' a avere il coraggio di pubblicare un video. Quindi intanto dicevo, ma sì, potrei fare questo video, potrei fare questo video. E adesso insomma eccomi qua. Molti sono prodotti skincare. C'è qualche prodotto make-up, anche perché a volte i prodotti make-up sono molto più difficili da finire. Ce ne vuole, insomma, prima di finire un bronzer o un illuminante. Comincerei dalle maschere. Sono tre maschere in vello e una maschera in polverina da sciogliere. E molte maschere di quelle che utilizzo sono appunto nei tubi, quindi quelle ovviamente ci vuole un po' di più a finirle, però ogni tanto mi piace anche fare appunto delle maschere in tessuto o monouso e quindi vi faccio vedere quello che ho utilizzato nell'ultimo periodo e vi dico appunto cosa ne penso di questi prodotti, perché anche se li ho finiti, non tutti sono prodotti che comunque ricomprerei. E la prima maschera è questa qui di Biotherm. È una maschera al Life Plankton Essence in a Mask, maschera agli attivi fondamentali. Ho letto un pochino anche il claim di questa maschera, che appunto diceva di contenere appunto questo plankton, e una maschera idratante comunque. Devo dire la verità, ho pescato a caso, ma come primo prodotto è un prodotto che non ricomprerei, nel senso che quando ho indossato questa maschera la sensazione non era piacevolissima, mi ha fatto un pochino di pizzicorino sulla pelle e quando l'ho rimossa non ho notato chissà che grandi cambiamenti sulla mia pelle, chissà che grande idratazione, quindi questa è una maschera che non ricomprerei. Poi, Cicaper. Questa è la Tiger Grass Calming Mask. Io l'ho presa perché ho un pochino di cuperose sulle guance e volevo vedere appunto se questa maschera, in un momento in cui ero particolarmente arrossata, spesso d'inverno, se prendo freddo, peggiora la situazione. È una maschera che mi è piaciuta, ho visto un leggero risultato, non sono rimasta. Oh mio Dio, a bocca aperta, quindi non so, forse la ricomprerei se la trovassi in sconto, altrimenti non la ricomprerei. Mi pare che questa l'ho pagata circa sui 7 franchi 90 qui, che sono circa 6 euro, 6,50 euro. Comunque dopo giù nell'info box vi lascio il link a tutti i prodotti, così appunto potete, se vi interessano, verificare anche i prezzi. L'altra è una maschera di Tony Moly. Tea Tree Mask è una calming mask, sempre appunto perché in questo periodo ho avuto questa cuperosa che si notava un pochino di più, allora ho provato qualche maschera appunto che fosse diciamo calmante. Niente, mi sono trovata meglio con questa maschera rispetto a quella della Cicaper, costa anche un pochino di meno e da noi mi pare si trova da Sephora perché io ne ho comprata insieme a questa anche una all'aloe idratante che però ancora non ho usato, quindi vi farò sapere. Però questa mi ha lasciato veramente la pelle morbida, appunto lenita, proprio rimpolpata. Questo ha fatto un effetto che mi è piaciuto molto, quindi sì, la ricomprerei. L'ultima è la Olivia maschera viso inalginato powder mask della Puro Bio. Devo dirvi che le maschere di Puro Bio mi piacciono moltissimo. Io ho sempre usato quelle, diciamo, è una sorta di argilla, quindi apri la bustina, trovi una sorta di crema, la spalmi su tutto il viso e mi piace moltissimo. Loro fanno due versioni, pelle grassa, pelle secca. Io avendo la pelle mista, dipende, di solito mi trovo bene con entrambe. Questa era la versione per la pelle grassa, ma la powder mask, siccome avevo sempre solo provato quelle in argilla che mi erano sempre piaciute, ho deciso di provare anche questa versione.
È una polverina che si mescola in un contenitore d'acqua, ti danno loro le percentuali, si mette sul viso e poi mentre la indossi ti dà questa sensazione di freschezza, si secca e poi si rimuove proprio come se fosse appunto una maschera. E questa devo dire mi è piaciuta tanto, la pelle era morbida, ho visto proprio un bel risultato sul prima e il dopo e quindi di sicuro la ricomprerò. Andiamo avanti a pescare. Oh sì, prendo questo prodotto e anche l'altro perché sono della stessa marca. Avevo sentito parlare di questi prodotti da Giulia Cova, se non mi sbaglio, e sono della Bonaire. Il primo di cui vi voglio parlare è un tonico, Premier Aloe, che appunto come claim diceva di essere idratante, ma anche di avere un effetto comunque sui pori dilatati, e quindi per me era una buona combinazione. Il packaging è bellissimo, è in vetro, ha questo colore bellissimo che varia dal verde chiaro al giallo, direi, e mi è piaciuto il prodotto, però io l'avevo comprato in sconto, mi ricordo aveva un costo abbastanza alto, quindi l'avevo trovato in sconto e l'avevo provato, però per il prezzo che ha, ci sono altri tonici con i quali comunque mi trovo altrettanto bene, però se è un prodotto che vi interessa, a me comunque è piaciuto molto. Il secondo prodotto, appunto, sempre della Bonaire, è il Blue Tansy Oil to Milk, Blue Smoother Cleansing Oil. Questo mi è piaciuto molto perché, anche se comunque costava tanto, mi è durato, io penso, almeno 5 mesi, veramente tanto. Ha questo fermo per evitare, appunto, che anche se lo portiamo in viaggio, il prodotto appunto si disperda e io mi pare l'ho portato anche in viaggio. Questo invece è di plastica, quindi nessun problema. Mi piace molto perché ha una texture oleosa, quindi rimuove bene il make-up anche quando faccio appunto una bella full face, non ho problemi a togliere tutto. Ma nel momento in cui si risciacqua con l'acqua tiepida, diventa una sorta di latte. Infatti, ho il to milk e mi piace tantissimo perché la pelle poi non mi lascia quella sensazione di unto sulla pelle, quella sensazione di fastidio, quindi si rimuove molto bene, la pelle è morbida. L'unica cosa, io all'inizio magari lo mettevo, massaggiavo un pochino e sciacquavo con l'acqua, no, nel senso che va messo nelle zone del viso dove vogliamo togliere il trucco e massaggiato per un pochino. Nel momento in cui noi ci aggiungiamo l'acqua si va subito a sciogliere e trasformare in latte e quindi il potere diciamo di rimuovere il trucco diminuisce, quindi bisogna avere quell'attimo di pazienza di appunto massaggiare bene, perché a volte nella velocità sovrappensiero lo mettevo, massaggiavo un attimo, aggiungevo l'acqua e poi ovviamente mi rimaneva il trucco. Ma a parte questo, appunto, va massaggiato bene l'olio e poi sciacquato con l'acqua solo quando abbiamo massaggiato bene. Ha sempre rimosso tutto il trucco, ho usato così e mi è piaciuto molto. Se dovessi ritrovarlo magari in sconto, lo riprenderei. Adesso sto provando più prodotti, diciamo, in burro perché ho la fissa del momento, però è un prodotto che consiglierei e che mi è piaciuto molto. Andiamo avanti, eccolo qua. Luce liquida dell'estetista cinica. Questo è un tonico esfoliante. Mi è piaciuto, sì, lo ricomprerei probabilmente sì, adesso non l'ho ricomprato perché ho comprato quello della Paula's Choice, esfoliante sempre, e quindi sono curiosa di provare quello. Mi sono trovata bene, l'unica cosa, non ho trovato questa enorme differenza rispetto ad altri tonici esfolianti che ho provato, nel senso che ho sentito tante persone che ne parlavano come proprio il Santo Graal, nel senso c'è un'enorme differenza tra i tonici esfolianti normali e questo. Io prima avevo utilizzato quello della Pixi, il Glow Tonic, e a dire la verità per me comunque l'effetto sulla mia pelle era positivo con entrambi, però comunque è un prodotto con il quale mi sono trovata molto bene. Questa è l'acqua distillata alle rose della Roberts. Questo è un prodotto che io compro e ricompro da un sacco di tempo, a parte che costa pochissimo, tipo 2-3 euro. È un tonico all'acqua di rose e mi piace tantissimo il profumo. Chissà se si sente ancora. Sì, un pochino sì. E è proprio una coccola per me perché mi piace veramente tanto utilizzarlo. Lo usava addirittura la mia mamma e quindi è proprio mi riporta alla mente quando sai, guardi i prodotti della mamma e dici, ma chissà, un giorno magari da grande lo userò anch'io. In realtà adesso che so che costa 3 euro, però è proprio un prodotto che mi piace tanto e mi piace sia da sola, ad esempio quando faccio le maschere e ti dicono di
di tamponare il prodotto rimasto sul viso dopo una maschera in vello e invece che appunto sciacquare il viso. Però a me non piace che rimanga questa sensazione di appiccicaticcio sul viso. Allora quello che faccio è bagno io ho quelli riutilizzabili, il pad di cotone, lo passo sul viso con l'acqua di rose e niente, rimuovo la parte più appiccicosa e a volte mi piace proprio quando voglio farmi una coccola, magari il sabato e la domenica che mi prendo cura di me stessa. Riempio il lavandino con un po' di acqua tiepida, rovescio giù un pochino dell'acqua di rose e mi lavo il viso proprio con quest'acqua, con questo buon profumo e niente, mi fa un prodotto di quelli che quando lo usi ti fa stare bene, ti rende felice, quindi lo consiglio e continuerò a ricomprarlo. Andiamo avanti a pescare. Ok, allora questa è una maschera per capelli. La Bad Head di Tigi, di questo ho utilizzato anche lo shampoo, continuo ad usarlo nel senso che ho un barattolo enorme, quindi ho ancora lo shampoo, ho finito la maschera. E è una maschera che mi è piaciuta molto per capelli fragili, danneggiati e che hanno bisogno subito di un intervento. Io ho capelli molto lunghi e quelli più sfigati che ci sono perché sono comunque mi si sporcano facilmente alla radice, un po' unti alla radice e secchi sulle punte. Quindi è un prodotto che mettevo appunto dalla metà dei capelli, se non di più, in giù. Quando faccio il bagno lo lascio agire 5 minuti, 10 minuti. Più lo si fa agire meglio è, a volte anche un quarto d'ora se posso. Mi guardo un video, mi rilasso in vasca da bagno e lo lascio sui capelli. E niente, mi piace un sacco. E sì, devo finire un'altra maschera che avevo aperto nel frattempo e avevo già da prima. Però poi è un prodotto che mi piacerebbe riprendere perché mi sono trovata molto molto bene e tra l'altro online si trova intorno ai 10-15 euro e quindi è un prodotto che secondo me vale veramente la pena e quando l'ho usato ho visto una differenza sui miei capelli, quindi questo è assolutamente consigliato. Se volete dare un'occhiata anche allo shampoo abbinato, anche con quello mi trovo benissimo. Ha un profumo di tipo caramella. Però insomma è buono, mi piace. Sa proprio di. Sì, di caramella alla frutta, tipo. Ecco. Mi fa sempre sorridere, appunto. Sa di cose buone, sa di dolci, mi mette allegria. Andiamo avanti a pescare. Setting spray. Questo è il setting spray della Morphe Continuous Setting Mist. E ha un prodotto che vorrei ricomprare. Ha l'erogatore, che sembra quello appunto di un gatto che passa e si mette proprio mentre sto facendo il video, me l'aspettavo prima, ma ciao a tutti, io sono Merlino, sono un gatto coccoloso e rompipalle e rompo le palle. Vai, dai. Dicevo, mi piace un sacco proprio per lo spruzzo che ha questa mia, ecco, mangio i peli di gatto, per il fatto che continua, quindi non fa dei singoli spruzzi. Ma se noi teniamo premuto, il prodotto continua a uscire con delle gocce finissime, molto micronizzata e scusate, mi piace proprio per questo. L'unica cosa da dire di questo prodotto, è che secondo me non prolunga davvero la durata del trucco. Cioè io non lo uso, come finishing spray per prolungare la durata del trucco, ma per far fondere i prodotti sul viso. Nel senso che a volte succede che cipria, bronzer, illuminante, abbiamo sul viso quella sensazione di polveroso e questo va a fondere tutte le polveri che abbiamo sul viso e toglie un pochino quell'effetto che a volte, quando stratifichiamo molto c'è. Acqua micellare struccante, o micellaire démaquillante della Caudalie. È un'acqua micellare che mi piace un sacco. Io prima mi struccavo con questo tipo di prodotti, quindi con le acque micellari, e adesso non lo faccio più. Non perché non mi trovassi bene, ma perché mi trucco di più, quindi magari faccio una full face e ho bisogno di un prodotto magari un pochino più grasso, più oleoso, altrimenti ci metto 6 ore. Però è un prodotto che continuo ad utilizzare, che ho già ricomprato perché quando l'avevo trovato in sconto avevo preso un backup. Adesso la confezione è trasparente, non così bianca, però il prodotto è rimasto lo stesso. Questo ce l'ho anche dove mi trucco, sulla postazione trucco, perché a volte appunto provo un prodotto oppure mi faccio una macchiolina sui miei dischetti riutilizzabili, ne spruzzo un pump e è perfetto anche per questo, perché a volte con gli altri struccanti che hanno praticamente solo il buchino in cima da cui esce il prodotto, rischio che a volte mi sbaglio pss, e inondo un pad, che
e spreco un sacco di prodotto. Invece così so che provo con uno, se non basta un altro. Lo lascio comunque anche in bagno per quando mi strucco, perché a volte succede che se non sono precisa faccio troppo veloce, mi tolgo subito il trucco, a volte magari mi rimangono un po' di residui sotto gli occhi, del nero, del mascara, e questo appunto lo uso in quelle occasioni. Se non sono stata tanto precisa prima, vado a togliere bene il trucco con questo. E niente, è un prodotto che mi piace e che assolutamente non brucia gli occhi, perché io ho gli occhi molto delicati e spesso mi è successo con altri prodotti struccanti che mi bruciassero, invece questo assolutamente no, e è un prodotto che mi piace tanto e che continuo a utilizzare. Andiamo avanti, rimanendo sugli struccanti, questo è un cleansing gel della Oskia. Illuminating Vitamine Melting Cleanser, che è illuminante con vitamine. L'ho trovato in una box di Look Fantastic. Non lo ricomprerei, nel senso che è un prodotto che mi è piaciuto, ma non mi ha particolarmente colpito rispetto ad altri cleanser che utilizzo, e quindi niente, ho deciso di non ricomprarlo. Togliamo i peli di gatto, di cui sono imbevuti tutte le cose che ci sono lì nel sacchetto. I gatti con i loro peli conquisteranno il mondo. No, ne trovo sempre ovunque in posti incredibili dove non avrei mai pensato potessero arrivare. Quindi basta. Cioè, andiamo avanti, che se no dura 6 ore. Clinique Moisture Surge Eye 96 ore Hydra Filler Concentrate. Questo è un contorno occhi. È stato il primo contorno occhi che ho acquistato, nel senso che tipo 9 mesi fa mi sono accorta che nella mia vita io non utilizzavo il contorno occhi, nel senso che mi sono un po' più appassionata di skincare. Niente, sono andata a Sephora, ho chiesto alla commessa, voglio comprare un contorno occhi, cosa mi consigli? E mi ha consigliato questo, che era appena uscito. È una specie di gel trasparente con dentro delle particelle colorate, verdi, arancioni, che dovrebbero contenere appunto il principio attivo, l'acido ialuronico, che mescolando al siero si sciolgono. E niente, è un prodotto che sinceramente non mi ha particolarmente colpito per due motivi. Il primo è la quantità, nel senso che ha 15 ml, è veramente finito prestissimo, e quindi questo è il primo motivo. Costa, l'ho pagato parecchio e la quantità non era tanta. Anzi, tre motivi. Il secondo è che secondo me questa cosa delle particelle in sospensione nel pump di prodotto a volte ti usciva solo gel e nessuna particella. E quindi non so, questa cosa non mi ha convinto. E la terza cosa è il prezzo, cioè non ho visto un risultato particolare, non mi è piaciuto particolarmente come prodotto, e quindi per il prezzo che ha non lo consiglio e non lo ricomprerei. Andiamo avanti. Cos de Baja, Cosmetic de Baja Peptide Serum. Questo è un siero che ho comprato su Amazon e mi aveva colpito perché rispetto all'Inci, che ha un Inci veramente molto buono, aveva un prezzo appunto ridotto perché costa intorno ai 15 euro. Contiene aloe, niacinamide, acido ialuronico. Ha un Inci veramente molto buono, anche abbastanza pulito, quindi non c'è alcol. Non ci sono particolari fragranze e quindi niente, mi è piaciuto molto. È un prodotto col quale mi sono trovata bene. L'unica cosa che non mi piace è che, come molti sieri all'acido ialuronico, ha questa texture un pochino appiccicosa. Quindi a volte non ero particolarmente contenta di indossarlo, magari appunto nelle giornate calde d'estate o così, questa sensazione di appiccicatice non mi piaceva. Però è un prodotto che comunque dà dei risultati e mi è piaciuto. Non l'ho ricomprato perché sto provandone altri, però se cercate un siero con un buon inci a un prezzo buono, un siero idratante, questo assolutamente ve lo consiglio. Andiamo avanti. Sì, questo qui. Questo qui è un siero sempre idratante, Hydra Serum, Acqua Pure dell'Arval. Invece questo ve lo consiglio proprio per la texture, perché ha una texture freschissima, ha delle particelle un pochino luminose, infatti lascia un effetto pelle molto luminosa, non contiene né paillettes, cioè non è un prodotto di per sé illuminante, come può essere un prodotto da mettere prima del fondotinta, però appunto ti lascia il viso luminoso, e a me è piaciuto tanto perché è veramente tanto idratante, cioè sembra di dare un bicchiere d'acqua insomma alla nostra pelle. L'ho usato tantissimo d'estate, infatti questo sicuramente lo ricomprerò quando si avvicina la stagione calda, e anche mi ricordo quando era al mare, che ci si sveglia magari con la pelle un po' tirata dal sole del giorno prima, mettevo il tonico, questo e poi la crema solare, anche perché d'estate non si ha sempre voglia di mettersi un sacco di cose sul viso, e questo è freschissimo e proprio sentivo che mi lasciava la pelle bella idratata. Quindi questo è promosso, e appena arriva la stagione un po' più calda, backup.
visto che abbiamo parlato di sieri, rimaniamo sui sieri. Questo l'ho già ricomprato, purtroppo per il mio portafoglio, nel senso che è un prodotto che so che è molto costoso, è l'Advanced Night Repair dell'Estée Lauder. L'avevo provato la prima volta in un campioncino, in una versione mini, avevo proprio trovato in vendita la versione piccolissima, da tipo 10 ml, 15 ml. Ero anche un po' scettica, sì, va bene, parlano tutti, ma figurati. E invece in realtà ha un bel effetto sulla mia pelle. Alcuni vi so che con la pelle molto secca lo usano anche di giorno, io lo uso solo la sera perché comunque è una sorta di olio e è ricco e quindi di giorno per me sarebbe troppo, però io dico sempre, avendo la pelle mista, che ho qui la parte appunto la zona T che spesso magari è unta con impurità e poi la fronte, la parte della fronte che sembra il deserto del Sahara, e questo prodotto mi piace molto, la sera lo uso sempre. Prima lo utilizzavo, mettevo questo e poi la crema da notte. Adesso sento molti esperti di skincare che consigliano di utilizzare gli ori come ultimo step, sostanzialmente per sigillare tutto quello che abbiamo messo sotto. Nell'ultimo mese ho provato a metterlo dopo la crema da notte, la crema che uso la sera, e niente, mi piace anche così. Quindi non ho notato una differenza tra i due modi di applicarlo, ma è un prodotto che comunque da quando lo uso ho visto dei risultati sulla mia pelle e appunto, nonostante il prezzo che è un pochino altino, cerco sempre di comprarlo con qualche sconto, ma mi piace tanto e lo consiglierei. Make up! Ogni tanto finisco anche i prodotti make up. No, scherzo, questo è della Maybelline, il cancella età, penso che ne abbiate già sentito parlare, è quello famoso con la spugnettina. Lo uso spesso nei trucchi da tutti i giorni, nel senso che quando sono in ritardo mi sveglio all'ultimo momento, questo in un attimo sotto gli occhi sfumato e via, ci vuole un attimo. Non è un prodotto che va lavorato particolarmente, ha una coprenza che io definirei media leggera, però non sempre una voglia di mettersi il calcestruzzo sotto gli occhi, insomma, quindi anche per un effetto naturale a me piace tanto e lo trovo comodo. La spugnetta tanti non piace, però è molto comodo per i ritocchi, nel senso che a volte metto il fondotinta, noto che qualche imperfezione si vede ancora, tampono un attimo con la spugnetta e dove appunto voglio coprire e è comodo. L'ho già ricomprato perché c'era un periodo in cui c'era uno sconto e quindi avevo già comprato il backup e continuo comunque ad usarlo, magari non se voglio un effetto super coprente, ma per il trucco da tutti i giorni va benissimo e mi ci trovo bene. Andando avanti, Dior Capture Youth Age Delay Advanced Night Cream, crema antiossidante, ritarda i segni dell'età. È una crema che ho preso con un buono, cercavo appunto una crema da giorno, avevo provato 2-3 negozi e tutte le volte che chiedevo a una commessa una crema da giorno, una buona crema da giorno, ti consigliava questa. È la terza commessa che me l'ha consigliato, ho detto boh, sarà fantastica, la prendo. Mi è piaciuta molto come crema, però non come crema da giorno, nel senso che nonostante sia una crema primi segni dell'età, è troppo ricca per me per il giorno e quindi l'ho sempre usata la sera. La cosa che mi è piaciuta di più di questo prodotto in assoluto, è brutto da dire, ma è il profumo. Nel senso che ha un profumo proprio da... sì, da crema di lusso. Quando la metti ti senti sofisticata. No, scherzo, insomma. Però sono quei prodotti che quando li metti sono comunque una coccola. Ecco, a me faceva questo effetto un pochino più grasso e dovevo utilizzarla la sera. L'ho fatto provare a una mia amica con la pelle secca, si è assorbita subito e lei sarebbe andata benissimo anche come crema da giorno. Quindi appunto dipende sempre dalla pelle che abbiamo. Ho raschiato il fondo fino alla fine, ho pensato di ricomprarla, però poi ho pensato che costasse troppo, quindi ho cercato di trovare dei prodotti con i quali mi trovo comunque bene, ma ad un prezzo più basso, anche perché ricomprare una crema solo perché ha un buonissimo profumo e ci fa sentire chic mi sembrava un po' stupido, infatti questa non l'ho ricomprata. A me è comunque piaciuta. Nuxe Crème Fraîche de Beauté, questa invece al contrario di quella della Dior è una crema che ha un prezzo decisamente più abbordabile e mi piace tanto, infatti l'ho già ricomprata nella versione più grande che è anche più economica come rapporto qualità prezzo, però appunto con la prima volta avevo provato a prendere il tubetto più piccolino. Io ho la versione pelle normali perché c'è anche la versione pelle grassa e pelle secca
e mi trovo molto bene come crema da giorno. Magari d'estate l'ho utilizzata anche come crema da notte, perché comunque è abbastanza nutriente. L'unica cosa che vi segnalo è che è molto profumata, quindi se non vi piacciono le creme con un profumo forte, forse non fa per voi. Sto cercando anch'io di eliminare il più possibile le fragranze dalla mia skincare, però questa è una crema che veramente mi dà degli ottimi risultati, che mi piace molto e della quale mi piace anche il profumo. Facevo fatica a capire perché. Perché io soffro di emicrania, quindi solitamente le creme profumate non mi danno proprio fastidio, rischiano di farmi venire mal di testa. E forse ho svelato l'arcano, nel senso che il profumo è quello secondo me del gelsomino. E ho scoperto che il gelsomino è comunque un profumo, un'essenza che viene utilizzata spesso per contrastare l'emicrania, quindi secondo me è per quello che il profumo mi piace tanto. E come vi dicevo, la uso anche a volte la sera e anche proprio prima di andare a dormire, è proprio un profumo che mi rilassa e non mi dà assolutamente fastidio. Il risultato sulla pelle è molto bello e quindi assolutamente ve la consiglio. Andando avanti, niente, appunto, questa è la famosa versione piccolina del Advanced Night Repair di Estée Lauder. La prima volta che l'ho comprato in questa versione qui. Quindi niente, è finita anche questa, ma la terrò perché appunto riempiendola con quella grande che ho quando vado in viaggio è veramente comodissima. Andiamo avanti. Contorno occhi, Caudalie Premier Cru. Questa mi è piaciuta veramente tanto. Questa qua è la taglia mini e può darsi che l'avessi trovata anche questa dentro una box di Look Fantastic. Questa qua ha un prezzo più alto perché la linea un pochino più nutriente, anti-età mi pare, però mi è veramente piaciuta tanto. Questo io lo usavo sempre la sera. Mi era piaciuto anche l'applicatore così piccolino con la punta, perché facevo proprio così, così tamponavo. E questa è una crema che è veramente buona per il contorno occhi perché è idratante ma non è unta. È proprio il giusto compromesso, mi è piaciuta tanto. E adesso sto finendo un'altra crema che ho per il contorno occhi, che mi piace altrettanto e costa un po' di meno, quindi non so se la ricomprerò perché comunque la versione grande di questo prodotto è abbastanza costosa. Però è veramente una crema con la quale mi sono trovata benissimo, quindi è super 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 consigliata. Rimanendo su Caudalie, visto che avete capito che è un brand che assolutamente non mi piace, questa è la Vino Perfect Serum Eclat Anti-Tache, quindi un siero anti-macchie illuminante. Anche questo l'avevo trovato comunque all'interno di un kit perché è la mini taglia e mi sono trovata molto bene come siero illuminante e assolutamente lo consiglierei. È che nel siero io non ho particolarmente bisogno di luminosità o di antimacchie perché non ho particolari macchie, ma preferisco qualcosa appunto che mi aiuti di più magari per la Cooper Rose o per le imperfezioni che ho sul mento, così. Quindi non l'ho ricomprata per questo motivo, però l'ho usato molto volentieri, è un siero che mi piace molto, quindi se cercate un siero comunque illuminante, antimacchie, è validissimo, mi è piaciuto molto. Ci avviciniamo verso la fine. Sì, Jasmine, questo è un Glowing Hydration Body Oil al gelsomino, come dice il nome, della marca Herbivore. Io non uso particolarmente gli oli per il corpo, in realtà non sono tanto brava con i prodotti per il corpo, con le creme corpo, le uso poco, però ho avuto un intervento al ginocchio e quindi dovevo fare i massaggi tutte le sere e avevo questo olio che avevo appunto comprato, trovato dentro qualche box e a parte il profumo che, come probabilmente avete capito da quando ho parlato della crema della Nuxe, mi piace tanto. E è stato fantastico per farmi appunto i massaggi al ginocchio e quindi se vi piace il profumo del gelsomino e cercate un buon olio corpo che si assorba in fretta, non sia troppo unto, ma nemmeno che si assorba subito, così questo a me è piaciuto veramente tanto, quindi lo consiglio. Andiamo avanti. Ultimo prodotto, questo è uno stick della Milk Cooling Water, quindi uno stick rinfrescante. Questa è la mini taglia.
e l'ho già ricomprato e io questo lo utilizzo, può essere utilizzato come contorno occhi, è appunto l'utilizzo che faccio io, quindi ho ricomprato la mini taglia perché non so nemmeno se si trova in Italia in full size, però la versione quella più grande è tipo così e quindi è proprio da viso, invece utilizzandolo nel contorno occhi la versione mini è fantastica e mi piace tanto, e questo è il proprio contorno occhi che utilizzo da giorno, tutti i giorni, perché comunque non ho un contorno occhi particolarmente secco, quindi la mattina mi dà proprio questo effetto rinfrescante, un po' idratante e non fa assolutamente problemi poi con il trucco sopra. E quindi mentre la sera magari utilizzo qualcosa di più corposo, più idratante, per la mattina questa proprio mi piace anche come feeling, proprio appunto perché mi sembra che anche sgonfi un po' col fatto di passare lo stick sotto l'occhio, rinfresca, comunque idrata quel tanto che mi serve e non crea problemi poi con l'utilizzo del make-up. E quindi niente, l'ho già ricomprato e super consigliato. Confermo che qua il mio sacchetto è finito. E spero che questo video comunque vi sia piaciuto, sia stato utile, vi abbia fatto vedere magari dei prodotti che vi possono interessare, vi abbia invogliato oppure evitato degli acquisti che non volevate fare. Se vi è piaciuto, come sempre, magari metteteci un mi piace, se vi va iscrivetevi a questo canale. Io intanto vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci rivediamo presto qui Shesanna. Ciao!